Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere cosa c'è in tutte le gare del pavé in questa stagione, perché purtroppo sono finite, non si è corsa la Parigi-Roubaix e con il Giro delle Fiandre di domenica si è conclusa la piccola parentesi delle classiche del nord. Se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato su questi tipi di video, perché il 99% di voi che guarda questi video non è iscritto al canale, quindi direi di rimediare. Andiamo subito a vedere cosa è successo in queste gare e come stanno cambiando le vostre classifiche nel fantaciclismo. Ti lascio qua il QR code se non ti sei ancora iscritto al Fantabike, perché sei ancora in tempo per andare a giocarti i grandi giri e ne vale la pena. Andiamo soprattutto a parlare della Gent-Wevelgem, della Vlaanderen e del Giro delle Fiandre. La cosa che ha caratterizzato moltissimo tutte queste tre gare è che i big, cioè i grandi favoriti come Van Aert, Van der Poel e anche Alaphilippe, si sono principalmente guardati, e la cosa che ha bloccato anche loro è che tutti guardavano loro. Quindi gli outsider o la De Koenig Quickstep, che era assatanata, hanno corso contro di loro. La cosa che ha giovato la De Koenig è che Alaphilippe non era in forma smagliante, ma hanno trovato un Asgreen, era in una forma pazzesca e non è mai stato così forte. Difatti Asgreen, con un'azione pazzesca, è andato a vincere il Gran Premio di Arrebeke partendo in fuga circa gli ultimi 60 km, è stato ripreso dal drappello davanti e poi, dopo qualche chilometro che è stato a ruota, è ripartito negli ultimi 5 km, è andato a vincere in solitaria. E per concludere in bellezza le classiche del pavé, è andato a vincere davanti a Mathieu Van Der Poel, dove era praticamente già scritto il finale della gara, è andato a vincere il Fiandre. Quindi, per tutti quelli che hanno avuto Asgreen in squadra, gli ha proprio portato un bel po' di punticini a casa, e forse nessuno se lo aspettava così forte. Il bello che si pensava che tutti corressero per Alaphilippe al Fiandre, e invece Alaphilippe è risultato sottotono, perché dopo essere stato in fuga con Asgreen, Van Aert e Van Der Poel si è staccato anche dal gruppetto dietro, nel mentre Van Aert è riuscito a cogliere una gran vittoria alla Gent-Wevelgem, dove Mathieu Van Der Poel non ha corso. Quindi la cosa che abbiamo visto in queste classiche è stata proprio che gli outsider, comunque grandi corridori, hanno saputo fare grandi cose, e chi li aveva in squadra è riuscito a cogliere tanti tanti bei punticini che hanno fatto comodo per scalare la classifica. Aprire la classifica è un attimo cambiata dall'ultima volta che la siamo andata a vedere, perché troviamo in testa sempre lui, seguito da Leonessa Bike Team e da El Pistorero. Ricordo che una classica monument vale 300 punti per il vincitore, quindi Casper Asgreen ne ha già fatti più di 600. La stessa cosa comunque è successa alla Sanremo, quando a vincere è stato Jasper Stuyven. Anche là Van Aert, Van Der Poel e Alaphilippe, grandi favoriti, si sono controllati. Quando è partito lui hanno lasciato un attimo fare e il gioco poi è stato fatto. Comunque le gare sul pavé purtroppo quest'anno sono finite, manca però la Parigi-Roubaix, che a causa del lockdown nel nord della Francia è stata rinviata ad ottobre. Quindi una delle classiche più belle, che si disputava la settimana dopo il Fiandre, è stata rinviata, e probabilmente, magari con il tempo che ci sarà ad ottobre, ne vedremo delle belle. Magari riusciremo a vedere una Parigi-Roubaix sotto la pioggia, che per noi spettatori può essere una gran cosa, forse per i corridori un po' di meno, ma per questa ne riparleremo più avanti. La cosa che possiamo valutare dopo questo periodo di classiche del pavé è provare a cambiare le nostre squadre sfruttando i cambi. Van Der Poel ha dichiarato che dopo il Fiandre non correrà fino a giugno, che farà una gara di mountain bike, perché il suo appuntamento principale quest'anno sarà l'Olimpiade a Tokyo in mountain bike. Parteciperà al Tour de France, però solo in funzione dell'Olimpiade che andrà poi a fare. Quindi Van Der Poel, che costa 38.7 fantamilioni, ve lo potete giocare per fare un bel scambio con un gran bel corridore a vostra scelta, oppure due buoni corridori. Fino adesso si è dimostrato che non sono stati big a farvi più punteggio, ma gli outsider. Quindi con 38.7 potete prendere due buoni corridori, e questi due buoni corridori potrebbero farvi fare tanti punti. Quindi valutate questa cosa, perché Van Der Poel correrà fra tanto, e quindi è abbastanza sprecarlo averlo in squadra, e vi conviene sempre sfruttare gli scambi che avete,
perché ce ne sono 20 a disposizione gratuiti in una stagione. Io ne ho già fatti fuori quasi 12 e dopo questi bisognerà pagare 1,5 fantamilioni per fare uno scambio. Però per andare a personalizzare la vostra squadra nel periodo che si sta correndo è una cosa che vi favorirà moltissimo nelle vostre fantasquadre. Altra cosa, tra poco ci saranno le classiche delle Ardenne. Anche qua, se avete qualche corridore che potrebbe farvi comodo, vi conviene fare degli scambi per arrivare al top prima di quell'appuntamento. Nel mentre la mia squadra, dalla 40ª posizione che era fino a poco tempo fa, è sprofondata di 100 posizioni circa, quindi anch'io spero di risalire il buon sempre lui che è primo in classifica. Perché questa è la top 10 e questi sono i punteggi che hanno. Quindi hanno fatto delle buone scelte nelle loro fantasquadre. E prima di concludere questo video vi rimetto il QR code se volete giocare anche voi al Fantabike. Perché se non l'avete ancora fatto siete ancora in tempo per giocarvi anche i grandi giri e giocarvi le classiche. E ne vale veramente la pena. Vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato su questi tipi di video. Perché il 99% di voi non lo fa, quindi direi di rimediare. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.